Sei stufo del tuo lavoro e della tua vita? Allora ti sarà utile conoscere il nuovo libro di Seth Godin, che spiega come vincere le paure e cambiare il mondo che ti sta attorno. Si intitola What to do when it's your turn and it's always your turn. Ma adesso sigla! Benvenuti, io sono Giorgio Minguzzi e questo merita. Oggi parliamo di un libro molto interessante scritto da Seth Godin. Il libro è uscito a dicembre 2014 ed è un po' che mi è arrivato, ma da allora mi girava in testa di fare una video recensione. Molto molto interessante. Per chi non sapesse chi è Seth Godin, Seth Godin è uno scrittore e imprenditore statunitense, americano, che viene considerato un guru del marketing a livello planetario, mondiale. Il libro è questo qui. Questo qui è a colori, tutto a colori, con grandi immagini, quasi un magazine. Erano 2 anni che Seth Godin non usciva con un nuovo libro, una nuova pubblicazione. Questo in effetti è una bella novità. Una novità nel senso che, più che un libro, questo è un progetto editoriale. La cosa è ben diversa. Questa pubblicazione infatti è disponibile ad oggi solo su carta. Non sono stati previsti ebook come per altri libri all'inizio del lancio. Magari lo faranno dopo, ma ora non ci sono. Non ci sono nemmeno audiolibri, anche se sono parecchio di moda. C'è da dire che il libro non si presta moltissimo ad essere ascoltato. È pieno di frasi d'effetto e citazioni che, sentite lette, non danno la stessa carica, lo stesso entusiasmo, e rischiano di far perdere il filo logico del discorso. Quello che salta agli occhi immediatamente è che il libro viene venduto a copie multiple, cioè ne compri una, te ne regalano un'altra, ne compri 2, te ne regalano 4 e così via. A multipli, alcune copie ti sembrano in omaggio. Questo è un aspetto importante. Seth Godin, con alcuni partner, tra cui Amazon, ha deciso di lanciare una cosa che si chiama Progetto Domino, The Domino Project. Avete presente i mattoncini che poi cadono uno dietro l'altro? Ecco, esattamente questo. Questo è il nome del loro progetto e anche il logo richiama proprio questi mattoncini. Vuole essere una modalità con cui i libri arrivino nelle mani dei lettori fisicamente, ma solo ciò che i lettori stessi vogliono leggere. The Domino Project ha obiettivi molto ambiziosi. Vuole diffondere idee di qualità straordinaria, create e diffuse senza rispettare le procedure dell'editoria e nemmeno i negozi di libri. The Domino Project vuole diffondere idee che entusiasmino, contenuti persuasivi e importanti, cose profonde. Seth Godin dice: niente filler, niente riempitivi. Insomma, gli italiani potrebbero dire libri con niente fuffa. Sono in cerca di idee che aiutino i lettori e non lettori per le idee degli autori. Insomma, si ritorna ai bisogni del lettore, non da cosa può andare di moda o cosa può tornar comodo per l'editore in termini di revenue. Parola d'ordine di tutto questo è la viralità delle idee, virality first. Questo progetto rifiuta le idee che hanno bisogno di un commerciale o bisogno di essere vendute, non le vogliono. Si crea un contenuto che funzioni con il passaparola e lo si prepara fisicamente affinché questo passaparola sia facilitato e promosso. The Domino Project pubblica libri che consentono al lettore di avere una sorta di ricompensa per la partecipazione. Il lettore si sente parte del progetto, sente di poter cambiare il mondo. Non è uno spettatore, ma un protagonista che per primo sostiene le idee con i fatti e le diffonde. The Domino Project non ha così alcun rispetto per le tradizionali idee dell'editoria. Non è interessato alla classifica dei libri più letti, non vuole creare bestseller internazionali nel senso tradizionale del termine. Lo scopo è essere veloci a cambiare la vita delle persone, rapidi a scatenare il cambiamento di cui il mondo ha bisogno. Se si può, si esce con tutti i formati, carta, audio, ebook, qualsiasi. Se però questo si sposa col progetto, altrimenti solo carta o solo audio. È un prodotto per il cliente, quindi il prezzo e il formato sono pensati per lui. C'è da domandarsi se non sia un'ovvietà, ma evidentemente non è più così e bisogna ricominciare da questo punto. Ma torniamo al libro. Questo libro, o forse sarebbe meglio chiamarlo magazine, non lo so, è una mezza via. È uno dei primi di questo progetto e ha un formato davvero innovativo. Ha grandi foto, grandi colori, veramente ben prodotto e ben curato. Meno cervellotico, meno ostico di un libro tradizionale motivazionale. Ha contenuti profondi ma scritti per essere divulgati veramente a tutti. Seth Godin dice che lo hanno fatto così perché volevano un oggetto fisico che cambiasse il mondo attraverso il passaparola orizzontale dei lettori. Veramente il passaparola, ma il passamano, passa di mano in mano. Questo libro aiuta a superare le paure che ci frenano nel fare quello che ci piace. È un libro che Seth Godin ha scritto con l'intento di spingere il lettore a scavare nel profondo per poter costruire le cose che davvero contano di più per lui, e a volte leggerlo è come ricevere un ceffone.
Fa male mettere in discussione noi e i nostri sogni. Spesso è molto più facile lamentarsi delle cose che non vanno e non rischiare nulla. Il libro non è sicuramente una lettura interessante e utile solo per chi vuole cambiare vita. Queste sono vere e proprie volpi del marketing. Lo compri e lo sai di essere dentro un'azione promozionale virale. Lo capisci, ti piace, ne sei consapevole. È come essere dentro un gioco in cui tu sei uno dei protagonisti. Resta comunque un libro che sprona il cambiamento e le provocazioni sono curiose e coinvolgenti. Leggi due pagine e sei già lì che prenderesti un foglio per dare le dimissioni e per costruire la tua azienda. Di contro è un po' pieno di slogan e gli slogan tante volte non bastano. La cultura americana ci influenza, ma noi non siamo capaci di leggere il libro con lo stesso spirito di uno statunitense. L'inglese inoltre non è difficilissimo, ma alcune parole non sono nemmeno nel dizionario, sono in slang. E a volte si citano personaggi televisivi di sitcom o personaggi americani che per noi non sono famosi e che noi non riusciamo a riconoscere con la stessa immediatezza con cui può farlo un americano. Leggerlo comunque è utile, è un'esperienza da fare, lo leggi e ti gasi veramente, ti viene voglia di prendere le redini della tua vita e cambiare tutto, di svoltare. Ma c'è una cosa ancora più interessante e curiosa, regalare il libro. Quando lo compri ti regalano alcune copie, insomma le paghi ma te le regalano, sei in un progetto marketing, è fatto bene, quindi ti sembra che te le regalino. Più propaghi la lettura di questo libro e più ti senti coinvolto e più vedi le persone che hanno gli occhi che si illuminano. Chi non vorrebbe cambiare qualche cosa della propria vita? Donare questo libro è veramente una bella esperienza, perché chi lo riceve sembra che abbia davvero tra le mani qualcosa di personale, un regalo fatto appositamente per lui, veramente personale, confezionato per lui. Fa un bel effetto. Se volete acquistarlo trovate tutto qui: www.yourturn.link, www.yourturn.link. Ovviamente ci sono molte altre informazioni sul libro e sul progetto editoriale. Bene, mi sembra che questo sia tutto, spero di avervi convinto a iniziare a leggere questo libro perché è veramente una bella avventura. Se avete delle domande oppure se volete semplicemente fare un saluto potete lasciare un commento nei commenti qui sotto. Per seguirci e supportare invece il nostro lavoro trovate tutte le indicazioni su merita.biz. È davvero tutto per oggi, grazie di essere stati con noi, Giorgio Minguzzi, merita.biz, ciao!